dirti una cosa. Non ti va più di giocare con le bambole, neanche a me. E ora cosa facciamo? Hai un'idea? Non mi viene in mente niente. Mimi, tu lo sai dove è andata la mamma? A fare la spesa. Ha detto che sarebbe tornata subito. È andata a fare la spesa? Ehi, ho trovato! Facciamo il gioco del negozio, ti va? Vuoi dire che vendiamo le cose? Buona idea! Bene, allora tu che negozio vuoi avere, Mimi? Fammi pensare. Ho trovato, voglio avere un negozio di libri. Mi piace, brava! Adesso però tocca a me scegliere. Dunque, vediamo, un negozio di caramelle oppure di fiori o una cartoleria? Allora, cosa hai deciso? È un segreto! Va bene, intanto io vado a trovare dei libri. Una libreria. E Kitty ha... Che negozio hai? Io ho un emporio! È vero, avrei dovuto capirlo subito. Ecco perché vendi tante cose diverse. È davvero difficile scegliere tra tutti questi oggetti. Vediamo, vorrei comprare una penna, ne ho proprio bisogno. E poi vorrei due fogli di origami, per favore. Bene, signora, glieli do subito. Ecco qui una penna e due fogli di origami. Grazie mille, signora, arrivederci. Nel negozio di Mimi prenderò... questo libro, quest'altro e anche questo, per favore. Molto bene, in totale sono tre libri. Ecco a lei, la ringrazio, signora. Torni presto a comprare altre cose. Sicuro, tornerò molto presto. La penna è femminile. Il libro è maschile. E l'origami che cos'è? Ma che cosa stai dicendo? La penna finisce per A ed è femminile. Il libro finisce per O ed è maschile. Non lo avevi mai notato? Non ci avevo mai pensato. Come si fa a capire quando una parola è femminile e quando è maschile? Forse dall'ultima lettera, se finisce con A o con O. Ma allora origami che finisce con I cos'è? Non ne ho idea. E le parole che finiscono con la E? La stazione, ad esempio, è femminile. Ma anche il fiume finisce con la E, eppure è maschile. È vero, allora non si può capire dalla lettera con cui finisce una parola. Deve esserci un altro modo. Sì, ma quale? Esistono talmente tante parole. Credo che sia troppo difficile per noi, Kitty. Sono a casa! È tornato papà! Ciao a tutti! Oh, cos'è quella roba in terra? Fate un gioco? Bentornato, papà! Giochiamo al negozio, queste sono le cose che vendiamo. Ah, ho capito! Benissimo! Tu, Mimi, hai una libreria, giusto? E tu, Kitty? Io invece ho un emporio! Ecco perché hai bottoni, caramelle e ogni altro genere di cose. Come si capisce il maschile e il femminile? Eh? Non dalla lettera con cui finisce, vero? Mm? La penna, il libro, ogni parola è o maschile o femminile. Ah, ora capisco cosa volete dire. Tu le conosci tutte le parole? Beh, tutte no, diciamo che probabilmente conosco la maggior parte di esse. E sai se sono maschili o femminili? Sì, ma state tranquille, anche voi lo imparerete con il tempo. Per ora basta che conosciate le parole più comuni, quelle che si usano tutti i giorni. C'è un modo per capire se sono maschili o femminili? No, non c'è una regola. Ad esempio, il libro e il diario sono maschili ed hanno l'articolo il.
La penna e la matita invece sono femminili e danno l'articolo la. Anche l'articolo lo è maschile, Kitty. La parola papà è maschile anche se finisce con la? Sì, brava Mimi. A volte cambia il significato se è maschile o femminile. Giusto, ad esempio il foglio di carta è la foglia dell'albero. Facciamo un gioco. Trovate altre parole che al maschile hanno un significato e al femminile un altro. Il punto e la punta. Brava, Kitty. Un'altra parola è una cosa di cui voi siete molto golose. Molto golose? A me piacciono tante cose. Allora vi arrendete? La panna montata e il panno di stoffa. La panna montata! Non vale, io lo sapevo. Facciamo così. Prima tocca a una di voi trovare una parola e poi tocca all'altra e così via. Una per uno, d'accordo? Il filo e la fila. Ehi, chi l'ha detto che dovevi cominciare prima tu, eh? Adesso però tocca a me. Uffa, non mi viene in mente niente. Questo gioco è troppo difficile. Allora ve ne dirò qualcuna io. Per esempio il manico della scopa, la manica della giacca, il mazzo di carte, la mazza da baseball. Ce ne sono tante. Come sei bravo, papà. Provate a indovinare questa parola. Al femminile è una cosa che fa andare le barche. Una cosa che fa andare il motore, ma è una parola maschile. Ma se non è il motore, cosa può essere? È la vela, che con il vento fa muovere la barca, e al maschile diventa velo, come quello della sposa. Quante parole ci sono nella nostra lingua? Non lo so esattamente, sono tantissime. Tantissime? Tu le conosci tutte, papà? No, te l'ho già detto, Kitty. Credo che sia impossibile conoscerle tutte. Ma col tempo puoi impararne la maggior parte. Sicuro? Certo, andando a scuola e cominciando a leggere, pian piano imparerete il significato di tantissime parole. E forse arriverete a conoscerne più di me. A pensare che ne esistono tantissime, mi sento già stanca. È tardi, è ora di chiudere il mio negozio. Kitty, andiamo a dire a mamma se ci dà una bella tazza di latte. Andiamo. A proposito di latte, sapete dirmi se ha anche un significato al femminile? Basta, papà, ne abbiamo abbastanza per oggi. La latte è quella delle lattine da bere. Avete visto? In fondo non è così difficile.